pubblico entusiasta per il concerto di punta del Mountaineering Jazz. Dopo il successo della band inglese di Nubian Twist, che ha aperto la 13ª edizione, offrendo al pubblico l'energia dell'Afrobeat Fusion, il festival è entrato nel vivo con Fabrizio Bosso e il suo quartetto State of the Art, insieme alla voce soul di Mario Biondi e con ospite Bruno Marcozzi alle percussioni. Un ritorno alle origini per il crooner siciliano e il trombettista di Torino, che insieme nel 2006 scalarono le classifiche radiofoniche non solo europee con il brano This Is What You Are. Take me off and let me down, hold me when I'm sad. Take my eyes to look around, take my ears to listen to the stars. This is what you are. Durante la serata gli artisti hanno alternato standard del jazz e improvvisazione, ma anche i suoi brani originali come Rumba for Campei, Mapa, Black Spirit, This is Blues o Minor Mood. Tra i pezzi interpretati, il brano cult di Ray Charles, Georgia on My Mind, Estate di Bruno Martino. Mi ha dato il suo profumo ad ogni fiore. La collaborazione con Mario Biondi che cosa significa per lei? Beh, con Mario è stato un ritorno, insomma, come ho detto sul palco prima quando l'ho introdotto, abbiamo condiviso tanta bella musica insieme, è stato bello per me anche vedere il suo successo e comunque contribuire in piccola parte a questo successo, insomma, quindi abbiamo lavorato per tanti anni insieme, c'è stato sempre un grande feeling ed è stato facile questa sera dopo tanti anni ritrovare il feeling che c'era prima. Fabrizio Bosso, che è stato nominato Resident Artist del Festival, ha detto in relazione al suo quartetto che c'è una grande intesa. Con loro ha deciso di incidere il disco State of the Art Live, tutti i brani registrati dal vivo nel tour tra il Giappone e l'Italia. E parliamo invece del Mountaineering Jazz, di cui adesso lei è Resident Artist. E qual è il futuro, secondo lei, di questa manifestazione? Ma io spero che sia roseo assolutamente, perché ho sempre suonato con grande piacere, ricordo concerti bellissimi anche con Irio De Paola che ci ha lasciato qualche anno fa, e Walter è sempre stato molto carino con me, c'è stato sempre un grande feeling tra noi, quindi come dicevo prima a me mi ha fatto molto piacere questo invito ad essere un pochino più presente nel festival, non solo come musicista, come artista, ma anche insomma collaborare un minimo alla programmazione.